Il lavoro si pensa ovunque, in realtà, cioè non hai uno spazio dove è uno spazio mentale. Vedova Mazzei è costituito da Simeone e Stella, che sono i due artisti che fondano questo gruppo nel 1991. Ci piaceva l'idea che fosse l'unione di un uomo e di una donna che possiede appunto uno stato, ma non si conosce la sua provenienza, mentre nel marito si conosce il cognome, ma purtroppo non esiste più, non c'è più quest'uomo. Quindi ci interessava sia come nome al gruppo, ma anche come opera, come nostra prima opera di presentazione. E stiamo parlando del 1991-92, che siamo in pieni anni 90, in cui appunto il tema, quello diciamo più gravoso e quello più importante, almeno secondo noi, quello di cui tutti gli artisti in quel momento si occupavano, era della vita e della morte, diciamo. E questo ce lo siamo portati fino ad oggi, nel 2020. Molte persone nel mondo dell'arte considerano il lavoro di Vedova Mazzei come un lavoro molto diverso, cioè diverso con tecniche diverse, con temi diversi, ma in realtà due persone a cui noi teniamo moltissimo pensano il contrario, cioè che c'è un pensiero unico e che in realtà Vedova Mazzei non fa altro che ripetere lo stesso lavoro da anni. Poi in realtà nel nostro lavoro quello che più diciamo cerchiamo almeno di fare è quello di avvicinare il fruitore attraverso il colore, attraverso la forma. Di solito le forme e i colori sono accattivanti, quelli di Vedova Mazzei, perché vogliono avvicinare il fruitore, il pubblico, però poi diventa feroce il contenuto. Ci occupiamo un po' di storia, nel senso che ogni nostro lavoro in qualche modo ha origine da qualche avvenimento del passato, poiché in qualche modo il presente ci sfugge più regolarmente. Invece il passato hai più tempo per codificarlo, per immagazzinarlo e quindi in qualche modo noi attingiamo al passato. Quello che potrebbe sostanzialmente essere la nostra poetica, perché tutti i nostri lavori comunque vengono da un passato. Quando facciamo anche qualche cosa che ha a che vedere invece con un aspetto più sociale, allora in quel caso lì mettiamo a disposizione una estetica che sia in qualche modo non perfettamente consona a quello che poi è il risultato, diciamo, finale. Quindi ci occupiamo sì di dramma e di morte, di cose morte, ecco, che è il passato. Questo è un nuovo spazio ed è una sorta di showroom che diciamo parte dal 2019. Abbiamo deciso di farlo perché diciamo la parte pulita di Vedova Mazzei. In realtà sono due spazi. Uno è Lambrate ed è lo studio dove noi lavoriamo e abbiamo una parte dello studio dedicata al magazzino e l'archivio e tutto il resto. Qui invece è lo showroom di Vedova Mazzei in cui noi proponiamo e decontestualizziamo il lavoro che abbiamo realizzato lo studio Lambrate. Con Stella, che abita al terzo piano, abbiamo avuto la possibilità di riconsiderare lo spazio in maniera diversa da quello che era abitualmente lo spazio di una casa, per cui è diventato lo showroom. E per cui noi installiamo effettivamente tutti i lavori tipo neon e altre cose all'interno della casa, per cui rimangono in pianta stabile. Ogni tanto modifichiamo qualche cosa.
la Farnesina ci ha chiesto un'opera. Abbiamo realizzato un'opera in cui all'interno ci sono 4 pezzi di legno, infatti l'opera si chiama Wood in Wood, pezzi di legno che possono essere assemblati e possono diventare una croce. E all'interno c'è un disegno a penna, una sorta di istruzioni per l'uso di come deve essere costruita questa croce. La cornice e l'intero, diciamo, l'intera bacheca che conserva questi pezzi di legno pesa, è la somma dei nostri 2 pesi, all'epoca però, quindi insomma adesso magari siamo un po' più ingrassati, e l'altezza e la larghezza doveva essere la mia altezza e l'altezza di Simeone. I legni all'interno della cornice, che poi è protetta da un vetro ovviamente, si muovono quando tu sposti il lavoro o quando lo spedisci, no? Da qualche parte. Quindi in base a quello in pratica il legno si muove, perché appunto sono oggetti mobili, e quindi molto spesso ci fanno le foto per dire guarda che qualcosa è cambiato dentro. E la cosa effettivamente sembra quasi scandalosa se è applicato a un lavoro. In realtà poi in effetti il cambiamento è assolutamente anche nell'ordine delle cose. C'è anche un quadro di pittura, in effetti cambia, si modifica nel tempo. Quindi quel caso lì è un oggetto che si muove all'interno di un piccolo spazio suo privato, ecco. Ci piaceva questa complessità perché, essendo itinerante, essendo stata portata questa collezione anche a Sarajevo, a Zagabria, insomma, ha girato moltissimo, il fatto di portarsi la propria croce, cioè, diciamo, è ironica da un certo punto di vista, ma è anche molto drammatica come idea. Ecco. E poi siamo noi due, insomma, siamo il peso e l'altezza di queste due persone, di questi due artisti.